Dalle testate giornalistiche abbiamo potuto evidenziare il fatto che in effetti c'è stato un incremento di turisti in questi ultimi periodi a Baia Domizia e anche qui a Cellole. È un bilancio del turismo per quanto riguarda l'estate 2012? Sì, paradossalmente, tra virgolette, uso questo termine, abbiamo avuto un incremento di turisti rispetto agli anni precedenti, gli anni passati. Io affermo che in questa settimana, in questi ultimi 10 giorni a Baia abbiamo avuto circa 100.000 presenze al giorno, oltre ai pendolari del venerdì, sabato e domenica. E questo dato a noi ce lo danno soprattutto gli operatori ecologici, che proprio lo ricavano dai rifiuti. E su questo voglio stendere un velo pietoso e soprattutto alzare la voce, perché l'ente, il comune, è in prima persona, con un'ordinanza fatta, staccandoci da quello che è il consorzio unico di bacino, affidando per questi 3 mesi estivi ad una ditta, stiamo facendo del tutto per organizzare anche la differenziata, cosa difficilissima, nonostante le 100.000 presenze, anche a Baia Domizia e a Baia Felice. E il risultato è a buon punto, ma questo ci onora e ci fa piacere perché abbiamo capito che la gente sta ritornando a Baia, non sta andando oltre, diciamo anche colpa della crisi, punto interrogativo. Però quest'anno abbiamo avuto tantissime presenze in più rispetto agli anni precedenti e io dico che molto molto probabilmente la gente sta rivalutando questo territorio rispetto agli altri. Allora, l'anno 2012, l'estate 2012 volge al termine, siamo negli ultimi periodi di quest'estate, ci manca solo settembre, però ecco, è un buon auspicio per quanto riguarda l'anno prossimo. Gli anni prossimi. Certo, l'unico, faccio un altro appello, perché noi abbiamo avuto purtroppo nel cuore dell'estate qualche delinquente, lasciatemi passare questo termine, o delinquenti che hanno infangato il nostro mare. Io ho fatto anche una denuncia alla Procura della Repubblica contro ignoti, è stato un periodo di 6-7 giorni in cui abbiamo avuto dei rifiuti solidi enormi in mare, è una cosa, un impatto molto molto negativo. Ora grazie a Dio si è ripulito, però su questo dobbiamo stare molto attenti, per cui voglio dire ancora una volta, il bilancio tutto sommato è positivo, dobbiamo ancora lavorarci, dobbiamo invitare la regione e soprattutto la provincia a darci una mano perché questa zona possa decollare nel modo giusto.